Bentornati a Still Life Vita Ferma. Io sono Francesco Morosino e sono pronto a portarvi in un nuovo viaggio all'interno della fotografia di Still Life, cioè la fotografia degli oggetti. Oggi vedremo come fotografare qualcosa di liquido e soprattutto un liquido contenuto in delle bottiglie molto particolari. Questo video di oggi è tratto dal mio corso La Vita degli Oggetti, un corso tutto dedicato alla fotografia di Still Life, sia a livello commerciale che a livello artistico. Non perdiamo altro tempo in chiacchiere e lanciamoci subito in questo tutorial. Vediamo come fotografare i liquidi. I liquidi sono molto interessanti perché permettono di fare tanti effetti diversi. Soprattutto sono traslucidi, quindi permettono alla luce di passare attraverso e quindi si illuminano, si impreziosiscono, si arricchiscono di moltissima luce e questo li rende veramente molto divertenti da fotografare. A me piacciono un sacco le cose traslucide in cui posso farci passare la luce attraverso perché si trasformano, diventano qualcosa di completamente diverso e i liquidi sono proprio emblematici da questo punto di vista. Per fare questa foto di oggi ho scelto un liquido un po' particolare che è questo. Ho scelto questa boccetta di forma a cuore con questo liquore dentro, quindi l'idea è cercare di fotografarla nel modo migliore possibile e vediamo come farlo perché questa boccetta viene accompagnata da un'altra boccetta con un altro liquore, quindi ne abbiamo due e quindi possiamo fare delle cose molto interessanti. Vediamo un po'. Prima di tutto, per fotografare bisogna sempre stare attenti che gli oggetti siano al meglio possibile. Io mi sono accorto che sono un po' impolverate queste bottigliette, quindi ricordatevi sempre di fare attenzione a questa cosa e dare una bella spolverata a tutti quanti gli oggetti che dovete andare a fotografare, anche, insomma, non solo spolverarli, se dovete anche togliere le macchie, insomma, stare attenti anche a non toccarli con le dita, per non lasciare ulteriori macchie, insomma, bisogna stare un po' attenti a questa cosa, quindi direi che più o meno così vanno bene. L'altra cosa che volevo farvi vedere è questa lampada. Questa lampada sarà la nostra aiutante per questa fotografia, quindi invece di utilizzare le luci da studio, volevo farvi vedere proprio una lampada normale da casa che effetto dà su questo oggetto, perché poi questa lampada, essendo piccola, avendo un fascio di luce concentrato, ci permette di fare un effetto molto interessante che vi farò vedere fra un attimo. Vediamo come funzionano le nostre boccette adesso che le illuminiamo con la lampada. Quindi ora sono illuminate con le luci dello studio per farvi vedere il video, adesso spengo le luci dello studio e vado a utilizzare soltanto la lampada. Ecco qua, guardate che effetto. E la luce è molto più forte, mi devo andare a compensare un po', a scurire un po' con i diaframmi e guardate qua l'effetto. Questa è semplicemente la lampada che arriva dall'alto, quindi la lampada dall'alto mi fa questo effetto qua. Vi faccio vedere andando un po' su, vedete la lampada è qui sopra e dall'alto arriva e crea questa luce, quindi va a proiettare la luce direttamente sopra. Crea un alone di luce, quindi veramente un cerchio di luce e lontano lo sfondo è diventato tutto buio perché la luce non riesce ad arrivare lì perché cade a pioggia sopra le mie boccette ed è molto interessante già come effetto, non trovate? Quindi soprattutto questa qui che è scura stacca molto bene sul chiaro, questa qui chiara un po' si perde un pochino, però neanche tanto, insomma non va male. L'altra cosa che succede è che si creano delle ombre interessanti sul tavolo e queste ombre qua possono essere ulteriormente sistemate, trasformate e possiamo farle diventare ancora più interessanti. Basta solo muovere la luce, quindi guardate che succede muovendo la luce indietro, andando a creare un effetto controluce. Quindi man mano che io la sposto, le ombre si allungano man mano, il fascio si sta allontanando, diventa tutto più scuro perché l'ho lasciato comunque così dall'alto. Se invece vado a orientare di più la luce, lo vado a puntare verso di loro, ecco qua, guardate che interessante, no? Non è affatto male. Vi faccio vedere com'è la lampada, salgo su. La lampada adesso è così, quindi è da dietro verso le boccette. E quindi l'effetto è questo, si allungano moltissimo le ombre, si riempiono di luce le nostre due boccette.
Questa si riempie tanto perché è un liquido chiaro, invece questo è un liquido molto più scuro, quindi non si riesce a riempire di luce, è molto denso, non riesce la luce a passare attraverso, quindi l'effetto è un po' meno bello. Non è male anche questo effetto così che si crea di questo fascio di luce, quindi dietro tutto scuro e poi qui invece il tavolo rimane molto chiaro. Volevo provare però anche con degli sfondi diversi. Proviamolo con lo sfondo nero, o meglio il piano nero, quindi vado a mettere un piano nero sul tavolo. Eccolo col piano nero, vedete, è molto più scuro e non riflette la luce tanto come il piano bianco, quindi rimane tutto più scuro. Non vediamo quella luna di luce che ci faceva staccare bene e non vediamo neanche bene le ombre. Anzi, mettiamo la luce un po' più indietro, così le proietta un po' di più, ma comunque non si vedono perché sul buio, sullo scuro, qui funzionano molto meno. Quindi in questo caso il piano scuro non funziona bene. Poi riflette la luce molto, la luce della lampada, perché questo è un po' riflettente, questo piano nero, e anche questo non va tanto bene, non funziona a pieno. Possiamo provare ad abbassarci un po', abbassare un po' l'inquadratura e vedere se riusciamo a recuperare un po' quel riflesso, ma non credo che funzioni. In realtà è anche interessante questa linea che sembra dividere i due, potrebbe anche essere un effetto interessante. Un po' il riflesso lo vediamo della boccetta chiara, ma la boccetta nera è completamente persa, non la vediamo più. Quindi la boccetta chiara sullo sfondo nero tutto sommato non è così male, è quella nera che proprio ce la siamo persa, perché il liquido è molto denso e quindi non fa passare la luce e quindi non funziona tanto. E poi da decidere se questo riflesso ci piace oppure no, quindi da decidere se lo vogliamo oppure magari si può mettere un piano nero ma non riflettente, in quel modo ce lo togliamo di torno. Vedete come il fondale, che comunque ho lasciato bianco, è diventato completamente nero perché non è per niente illuminato, la luce non ci arriva e quindi diventa completamente scuro. Quindi anche una cosa bianca può diventare nera se non è illuminata per niente. Questo è molto interessante perché vi permette di fare degli effetti diversi con dei fondali diversi. Proviamo a fare un fondale più creativo, quindi proviamo a creare qualcosa di diverso e vediamo che cosa succede. Ho preso un fondale giallo e uno nero, quindi due colori dei nostri liquidi, e proviamo a fotografare uno su un colore e l'altro sull'altro, quindi avere due sfondi diversi, complementari, e vediamo che effetto succede nella nostra foto. Ed ecco i miei cartoncini montati, adesso vediamo con la luce della lampada che effetto mi dà. Ecco qua, niente male, no? Che dite l'effetto? È molto bello. Abbiamo da una parte la genziana, quindi il liquore di color giallo sullo sfondo scuro, e dall'altra parte il liquore di liquirizia nero sullo sfondo giallo, e quindi si crea questo bel abbinamento. Vedete, ci sono delle cosine da sistemare, perché abbiamo qui delle pieghe nel cartoncino che danno degli effetti strani, e queste insomma vanno un po' sistemate. Poi dovremmo un po' vedere meglio la luce, per avere un effetto migliore dovremmo provare ad avvicinarla, allontanarla e vedere che effetto mi dà sullo sfondo e sulla parte sotto. Quindi posso orientarla, giocarmela in modo da vedere quando l'effetto è quello che mi piace di più. Per esempio così cade niente male la luce e si crea un bel gioco tra le ombre, ma è un po' troppo chiaro qui in alto, quindi devo un po' magari provare ad allontanarla, insomma fare un po' di giochi per riuscire a trovare la giusta collocazione della luce in modo da avere sì le ombre lunghe, simmetriche, ma neanche troppa luce qui sulla parte sotto. E così per esempio non è male. Ovviamente poi tutte queste cose possono essere corrette dopo in post-produzione per scurire, schiarire, insomma sistemare i piccoli difetti che ci sono ancora all'interno dell'immagine. Vediamo adesso le foto che ho scattato, così vi faccio vedere alcuni consigli e come sono arrivato alla foto definitiva. Vediamo qui la prima a sinistra, il fondo è scuro e questo scurisce anche molto il liquido. E poi ci sono i difetti da correggere nel fondale che vi avevo detto, quindi queste pieghe in più nel nero che non sono molto belle e quindi vanno un po' tolte. La seconda foto qui ho alzato il fascio di luce, quindi i liquidi si illuminano molto di più e le ombre sono molto più belle, ma vedete come nel fondale si è creata una sorta di scalettatura che non è molto bella, non è molto interessante, quindi quella va un po' tolta perché comunque dà fastidio. Qui
Ho fatto un cambiamento, ho avvicinato le due boccette per farle toccare, perché prima mi davano una sensazione un po' di distacco. Torno indietro così vi faccio vedere. Cioè, qui erano comunque staccate, quindi sembrava che volessero raggiungersi, ma che non riuscivano a toccarsi. Allora ho deciso proprio di cambiare e le ho avvicinate, e ho fatto in modo che si toccassero, in modo che danno più una sensazione comunque di amore, che è un po' legata anche alla forma che hanno queste boccette. Però vedete come la linea di demarcazione tra un fondale e l'altro non passa perfettamente per il centro delle due boccette. Questa cosa non mi piaceva, quindi ho cambiato l'inquadratura per fare in modo che si avvicinassero. Quindi in questo modo ecco che la linea passa perfettamente per il centro. Qui si tratta proprio di una roba millimetrica, quindi si tratta di fare degli spostamenti col cavalletto piccolissimi, e non è per niente facile riuscire poi a trovare perfettamente la linea, quindi dovete fare insomma un po' di prove per riuscire ad arrivare alla perfezione in questo caso. Vedete, qui non mi piacevano neanche tanto come si sono manifestati i riflessi nel liquido, perché ci sono delle ombre, delle cose, non si capisce bene. In parte c'è il riflesso della mia macchina fotografica, in parte c'è un riflesso dello studio e di come sono disposti gli oggetti. Quindi questo anche non mi piaceva molto. Quindi ho deciso di fare un ulteriore cambiamento. E sono andato a angolare un po' le boccette, quindi le ho un po' girate, e vedete come in questo modo hanno più un riflesso, insomma, più interessante. Non è come quel riflesso di prima, che aveva quelle forme un po' strane che non erano comunque buone. Vedete, qui anche la luce non va bene, è troppo forte sul piano, è troppo debole dietro. Quindi cosa ho fatto? Ho alzato la luce, e quindi in questo modo ho ottenuto una luce che va essere più omogenea, quindi c'è molta più luce dietro e molta meno davanti, e funziona meglio. Andando però a fare questo cambiamento, ho un po' perso le ombre delle boccette, quindi le ombre si sono un po' ridotte, quindi quell'effetto che ci piaceva all'inizio qui un po' si è perso. E questo è un po' anche quello che vi troverete spesso a affrontare con lo still life, che non sempre potete avere tutto, quindi se volete migliorare una cosa andate a peggiorarne un'altra, quindi anche un po' un fatto di scelte, a meno che poi uno non va a fare delle cose in post-produzione, quindi a fondere più foto assieme, e quindi creare insomma una cosa diversa prendendo un pezzo di una e un pezzo dell'altra. Qui ho alzato un po' l'inquadratura per scattare leggermente dall'alto, perché mi piaceva di più come inquadratura, anche per cercare di recuperare un po' quelle ombre sullo sfondo, che però non sono riuscito a catturare le ombre quelle in basso. Ci sono ancora questi difetti da correggere, quindi adesso vedete invece sulla destra la foto definitiva. Quindi questa è la post-produzione definitiva che ho fatto. Cosa ho fatto? Sono andato a sistemare lo sfondo in maniera simmetrica in post-produzione, quindi ho un po' tolto quei difetti, ho un po' avvicinato lo sfondo, insomma, con Photoshop. Sono andato a schiarire la genziana per far uscire più fuori il colore giallo, e al tempo stesso ho scurito lo sfondo nero, e quindi vedete come esce molto più fuori in questo modo la boccetta chiara. Ho anche scurito i tappi sopra perché prendevano troppa luce ed erano un po' troppo chiari, e ho tolto un po' di puntini di polvere che c'erano sul vetro, quindi si trovavano proprio sulla superficie del vetro, quindi ho tolto anche quelli. E sono così arrivato a questa foto, questa post-produzione definitiva. Ora tocca anche a voi mettervi in gioco e provare a fotografare dei liquidi, provare a creare degli effetti, dei riflessi, e vedete insomma le diverse possibilità che avete a disposizione e i diversi fondali su cui fotografarli. Avete visto che trasformazione questa bottiglia? Spero di avervi dato la voglia di provare anche voi questo esperimento. Ovviamente, se fate delle foto, mandatemele perché voglio vederle. Se volete, postatele sul nostro gruppo su Facebook che si chiama Fotostudiando, dove ci sono anche delle sfide fotografiche a cui potete partecipare. Continuate a seguire questo canale per tutti i prossimi video e per altri annunci su altri corsi, altri eventi e tutto quello che accade nel mondo del fotostudio. Vi ringrazio ancora per essere stati qui e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!